Buongiorno. Buongiorno ancora a tutti e a tutte. Ci siamo già salutati, come dire, volando da una parte all'altra in questa prima parte della mattinata. Adesso iniziamo, visto che insomma il tempo è quello opportuno. E chi non l'avesse fatto, ma penso che siano pochissimi, vi prego di registrare la vostra presenza ai fogli qui all'ingresso della nostra Aula Magna. Serviranno adesso per comporre i gruppi sinodali con cui oggi lavoreremo a partire dalla relazione che ci offrirà Don Emilio, il nostro arcivescovo. Sì, fuori della preghiera li avete presi, se non li avete presi sono qui davanti, a disposizione. Ci accompagneranno sia all'inizio dei lavori sinodali, c'è la preghiera dell'Azumus che è quella che ci ha accompagnato in questi anni nei nostri incontri vissuti di momento in momento. E poi ci accompagnerà alla fine perché c'è la preghiera con cui ringrazieremo il Signore per questa giornata e ringrazieremo il Signore all'interno del tempo del creato. Come tutti gli anni infatti cogliamo anche l'occasione dell'Assemblea Diocesana per un momento comune di preghiera nel tempo del creato. Ne avremo un altro domani sera alle 18.45, approfittando naturalmente anche di un'occasione particolare, quella della Cappellania Scolastica, che sta vivendo già tutto questo tempo d'estate all'insegna della preghiera e della riflessione sul creato. Stanno ancora prendendo posto un po' di persone, il foglietto è qui sopra, il foglietto all'angolo così si prende e si porta via. Ci mettiamo in piedi e iniziamo con la preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Insieme. Passi il tuo spirito, Signore, come la brezza primaverile che fa fiorire la vita e la schiude all'amore. Passi il tuo spirito come l'uragano che scatena una forza sconosciuta e solleva le energie addormentate. Passi il tuo spirito sul nostro sguardo per portarlo verso orizzonti più lontani e più vasti. Passi nel nostro cuore per farlo bruciare di un ardore avido di irradiare. Passi il tuo spirito nei nostri volti rattristati per farvi riaffiorare il sorriso. Passi il tuo spirito, Signore, sulle nostre mani stanche per rianimarle e rimetterle gioiosamente all'opera. Passi il tuo spirito fin dall'aurora per portare con sé tutta la giornata in uno slancio generoso. Passi all'avvicinarsi della notte per conservarci nella tua luce e nel tuo fervore. Passi il tuo spirito su di noi per farvi abbondare pensieri fecondi che rasserenano. Passi e rimanga in tutta la nostra vita. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti.
semplicemente qualche secondo di silenzio perché poi il commento lo inserisco nella proposta che farò fra qualche minuto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, Tu ci accetti così come siamo e ci ami perché ci conosci per chi siamo veramente. Ci liberi e ci doni ancora la vita e la gioia di viverla. Ci dai la possibilità di godere con cuore allegro in mezzo ad essa e di partecipare al banchetto del regno che viene. Donaci il Tuo perdono, guida il nostro cammino e rendici costruttori di giustizia e di pace per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie della vostra presenza. Come si usa dire in queste circostanze, non è mai scontata, ma quanto mai benedetta e opportuna. Vorrei partire da una constatazione che già più volte, in situazioni simili, nell'apertura del nostro anno pastorale con l'Assemblea diocesana, vi ho già detto, e cioè che il meglio che potevo offrirvi ve l'ho già offerto questa mattina alle 7, celebrando l'Eucarestia per la Chiesa locale che il Signore mi ha mandato a presiedere nella carità. Ho celebrato per voi che sareste state qui, ho celebrato per ogni singola comunità, ho celebrato per l'intera diocesi. Naturalmente però, pur avendo fatto il meglio, qualcosa voglio dirvelo, qualcosa devo dirvelo, per indicare alcune piste, alcune strade di riflessioni sulle quali, attraverso i tavoli sinodali, potremo confrontarci, per definirle meglio e soprattutto per accoglierle, e per camminarci sopra insieme verso l'incontro con il Signore Gesù, che come ci ricorderà il Giubileo ormai alle porte, è la porta della nostra salvezza ed è la nostra speranza. Come anche questo più volte mi avete sentito dire, il cammino della nostra Chiesa locale non può, non deve e non vuole allontanarsi dal progetto di Chiesa che ci viene presentato da Papa Francesco e
dalla Chiesa universale e dalla Chiesa italiana. Per questo, nel mio breve intervento, all'inizio di questa mattinata, vorrei sviluppare quello che vi voglio dire in tre punti. Il primo è il sinodo, il secondo è che il prossimo anno, 2025, ricorre un anniversario particolare, 1700 anni del concilio, del sinodo di Nicea, che insieme con il concilio, il sinodo di Costantinopoli nel 381, in un qualche modo ha prodotto la professione della nostra fede, quella che ancora oggi noi utilizziamo nelle celebrazioni. E poi appunto il giubileo stesso, pellegrini di speranza. Partiamo dal sinodo. Ci siamo dentro fino al collo. Sappiamo tutti che nel mese di ottobre a Roma ci sarà la seconda sessione della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. E a questo proposito è stato pubblicato, come sempre, uno strumento di lavoro che è facilmente reperibile e facilmente consultabile. In esso vengono indicati alcuni fondamenti che mi sembra ci fanno comprendere che stiamo camminando come Chiesa di Lanciano Ortona nella direzione giusta. I fondamenti da cui questo strumento di lavoro parte sono prima di tutto la Chiesa come popolo di Dio. E noi questo tentativo lo stiamo facendo in un qualche modo, quello di presentare la Chiesa proprio come popolo in cammino, in cui ovviamente ci sono carismi e ministeri diversi, ma che insieme formano il popolo santo di Dio. Essa, la Chiesa, proprio come popolo di Dio, è sacramento di unità e quindi non dobbiamo alzare muri se proprio dobbiamo costruire ponti. E come ancora vi ho fatto notare più volte, i muri e i ponti si fanno con lo stesso materiale. Un mattone può essere utilizzato per alzare un muro, un mattone può essere utilizzato per costruire un ponte. Quindi non nascondiamoci dietro a situazioni, circostanze, persone, eccetera. Quello che c'è lo possiamo usare per l'unità e lo possiamo usare per la divisione. Tocca a noi fare un profondo esame di coscienza in questa direzione per capire come ci stiamo muovendo. Un altro fondamento che lo strumento di lavoro indica è il significato condiviso di sinodalità. Questo termine ormai fa parte del nostro vocabolario, lo sentiamo ripetere in tutte le varie declinazioni da più parti, da più persone, in più circostanze, a volte come quelle cose di cui tutti parlano, però può succedere che non andiamo a fondo per comprendere cosa effettivamente significhi sinodo, cosa effettivamente esprima la parola sinodalità. Ad esempio esprime, ecco l'altro fondamento, l'unità come armonia nelle differenze. Don Tonino Bello parlava di convivialità delle differenze. Il documento lo dice in una forma un pochino più pomposa e meno poetica, ma il significato è lo stesso. L'unità come armonia nelle differenze. E poi sorelle e fratelli in Cristo, una rinnovata reciprocità chiamata alla conversione e alla riforma. Non c'è una guerra in atto fra vescovi e preti,
fra vescovi e preti da una parte e laici dall'altra, fra movimenti, associazioni, aggregazioni laicali o altre realtà. No, non c'è. C'è una rinnovata reciprocità. Insieme siamo chiamati a camminare perché sorelle e fratelli in Cristo. Per questo abbiamo bisogno di conversione, cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di parlare, cambiare il modo di agire, e per questo abbiamo bisogno di riforma. È questa parola che ci fa pensare immediatamente al protestantesimo, quindi a una separazione, a un distacco, a una lotta fratricida che c'è stata 500 anni fa, oggi viene utilizzata per ricordarci la necessità di darci una nuova forma, che è la forma di Cristo Gesù. Questa ci chiede San Paolo di cercare e di realizzare, la conversione e la riforma, la forma di Cristo Gesù. Poi, dopo aver parlato dei fondamenti, lo strumento di lavoro indica la strada delle relazioni. Questa strada, dice il documento, la Chiesa deve imboccare prima e oltre ogni burocrazia. Quante volte ci lasciamo fermare da regole esteriori, burocratiche, formali, che ovviamente ci vogliono, però che non devono diventare predominanti. Domenica scorsa, quindi non 100 anni fa, abbiamo ascoltato dal Vangelo il profondo dissidio che sorse fra Gesù, gli scribi e i farisei mandati da Gerusalemme su una questione che di per sé era veramente banalissima e superficiale, e invece che gli scribi e i farisei avevano fatto diventare fondamentale, quello delle abluzioni, del lavaggio delle mani. E Gesù fa capire benissimo che a lui non interessa nulla di quel lavaggio esteriore delle mani, perché quello che gli interessa è il lavaggio del cuore. Quello è fondamentale. Perciò Gesù dice: non vi preoccupate di quello che viene da fuori, non vi preoccupate di queste presunte impurità che vengono dall'esterno e che secondo voi dovrebbero contaminarvi. Non fanno nulla le impurità che vengono da fuori. Passano per la pancia e vanno nella fogna. Statevi tranquilli, preoccupatevi di ciò che esce dal vostro cuore. E non casualmente indica 12 realtà che escono dal cuore, al plurale e al singolare. E vi invito ad andarla a rivedere, perché se vogliamo convertirci, se vogliamo realizzare questa riforma, cioè se vogliamo conformarci a Cristo Signore, su queste cose ci dobbiamo assolutamente lavorare. Quindi la relazione, al di là e prima di ogni burocrazia, relazione con il Signore, relazione fra uomini e donne, relazione nella famiglia, relazione nelle comunità, relazione fra gruppi sociali. Nel weekend scorso, sabato e domenica, c'è stato il convegno della pastorale familiare regionale, che aveva come tema proprio le relazioni, e la relazione fondamentale, scusate il gioco di parole, il contributo fondamentale, fondativo oserei dire, recuperando il titolo di un testo di Martin Buber, si intitolava proprio In principio la relazione. In principio la relazione, come in principio era il Verbo. Se non crediamo alla relazione, se non scommettiamo sulla relazione, se non ci impegniamo nelle relazioni, non andiamo da nessuna parte. Poi
abbiamo avuto altri due contributi molto interessanti, uno sull'intelligenza artificiale e uno sul mondo del web, come si intrecciano, si intersecano, possono facilitare o ostacolare le relazioni, che sarebbe stato interessante ascoltare. Poi lo strumento di lavoro indica dei percorsi da fare, se vogliamo mettere in pratica quei fondamenti e se vogliamo realizzare la strada delle relazioni. Fra i percorsi, il primo che viene indicato è una formazione integrale e condivisa, che è poi ciò che è venuto fuori da tutto il secondo anno, tutta la seconda fase del sinodo, quella sapienziale, quella del discernimento, e che, come vi ricorderò fra un attimo, ha prodotto il gruppo dei referenti sinodali. Da loro, da voi, è venuta con evidenza e con forza la proposta di impegnarci nella formazione per una missione quanto mai efficace. E infatti poi c'è il discernimento ecclesiale per la missione, tutte cose sulle quali abbiamo lavorato per un anno intero qui nella curia, nelle singole zone pastorali e anche in alcune parrocchie specifiche, perché questo percorso, questa formazione integrale, questa formazione condivisa, questo discernimento per la missione potessero realizzarsi. E poi l'articolazione dei processi decisionali. Siamo una comunità, siamo in relazione, ma non siamo uno la fotocopia dell'altro. Ci sono tanti carismi, ci sono tanti ministeri che si intrecciano perché ci possa essere un processo decisionale. C'è un carisma e un ministero episcopale, c'è un carisma e un ministero sacerdotale, diaconale, laicale, c'è un carisma e un ministero matrimoniale e familiare. Si devono articolare questi processi decisionali. Nessuno può battere il pugno sul tavolo e dire decido io, né il vescovo, né il consiglio episcopale, né quello presbiterale, né quello pastorale da soli, ma tutti quanti insieme in un processo decisionale comunitario e ben articolato. E poi, udite udite, questo strumento di lavoro parla della necessità della trasparenza, del rendiconto e della valutazione nella comunità. Ovviamente, anche se parlare di trasparenza e di rendiconto e di valutazione ci fa subito immaginare l'aspetto economico, non è solo all'aspetto economico che il documento punta, ma proprio a un rendiconto più generale, a una condivisione più generale, a una trasparenza più generale di quello che si fa, di quello che si decide, di come lo si sta portando avanti. E anche qui mi sembra che pur con tanta fatica e con passi piccoli, comunque la strada l'abbiamo imboccata, perché poi ci possa essere una valutazione dell'intera comunità. Infine, questo strumento dei lavori di lavoro ci indica i luoghi, ci fa riflettere sull'importanza dei luoghi, invitandoci a superare una visione statica dei luoghi stessi, secondo quello che una volta si chiamava il modello piramidale. Papa, Vaticano, dicasteri, diocesi, vescovo, consiglio, parrocchie, parroci, eccetera, eccetera. È il documento che ci dice di superare questo modello piramidale. Non è che io, il consiglio episcopale, i referenti del sinodo ci siamo fatti una birra in più ieri sera e proponiamo questa cosa. È il documento che ce lo chiede, di superare questa struttura verticistica, piramidale,
questi luoghi così ben scanditi a vantaggio di una formazione che il documento chiama reticolare, più che lineare. Reticolare, comunione, no? Circolarità, quello che stiamo cercando di fare e che tutti, anche nelle singole comunità parrocchiali, nei singoli gruppi, nelle singole associazioni, dovrebbero cercare. Questo perché la Chiesa non resti ingessata, dice il documento, in un fatale immobilismo e in una preoccupante ripetitività pastorale, incapace di intercettare la parte più dinamica della popolazione, in particolare i giovani. Quindi tener presente di come i luoghi sono diventati più complessi oggi rispetto a ieri, rispetto a quando la maggior parte di noi era giovane ragazzo. C'è una sempre più crescente mobilità per motivo di studio, per motivo di lavoro e per qualunque altro motivo. C'è una diffusione della cultura dell'ambiente digitale, c'è la diffusione dell'intelligenza artificiale. I luoghi nei quali viviamo sono segnati da queste cose. E poi conclude lo strumento dicendo che in questo mondo ogni cosa è connessa ed è segnata da un desiderio dell'altro che non viene mai meno. Tutto è un appello alla relazione e una testimonianza di non autosufficienza. Nessuno di noi è autosufficiente. Nella nostra diocesi possiamo notare come frutti specifici del sinodo due realtà che man mano stanno prendendo corpo, valorizzando non solo ciò che ci viene offerto dal Sinodo Universale nella convocazione dello scorso anno e almeno per ora con lo strumento di lavoro per quest'anno, ma anche attraverso il percorso italiano del Sinodo stesso. Il primo di questi frutti è la cappellania scolastica. Essa nasce come quarto cantiere, specificatamente diocesano, a conclusione della prima fase del sinodo, quella narrativa. Vi ricorderete che ci furono proposti tre cantieri a tutte le chiese che sono in Italia e ci veniva chiesto di creare, di pensare un quarto cantiere diocesano. Qui da noi si è pensato e creato la cappellania scolastica e mi sembra di poter dire che essa in un qualche modo fa sintesi degli altri tre cantieri. Il primo cantiere era quello della strada e del villaggio, il secondo era quello dell'ospitalità e della casa, il terzo era quello delle diaconie e della formazione spirituale. Questa realtà della cappellania scolastica ha una casa ed è ospitale, non chiede carte d'identità, non chiede tessere di appartenenza, è aperta a tutti, a prescindere, è ospitale, come ci chiede di essere Gesù attraverso l'episodio di Betania che era alla base dei cantieri. Questa realtà ha una sua casa che è la chiesa di fronte al miracolo eucaristico, detta popolarmente del suffragio, ma si muove anche sulla strada, è anche in itinere, celebra di qua e di là, specialmente durante questo tempo di bella stagione, e domani concluderemo la giornata di festa della Madonna del Ponte, patrona di Lanciano ma di tutta la diocesi, proprio festeggiando con qualche giorno di anticipo il secondo compleanno della cappellania scolastica,
con una santa messa vicino al faro di Ortona nella spiaggia della Ritorna per le 7 di domani sera. E quindi questo è un frutto che il Sinodo ha portato nella nostra diocesi, è un frutto che realizza davvero la convivialità delle differenze, che non si pone in contrapposizione con nulla e con nessuno e che invece cerca di creare ponti con altre realtà e con tutte le comunità e i gruppi che in diocesi ci sono. Il secondo di questi frutti è la costituzione di un ampio gruppo di referenti sinodali che con fedeltà e impegno stanno camminando per la realizzazione di una Chiesa sempre più sinodale. Nello scorso anno noi abbiamo avuto una media di 70 referenti sinodali che anche con un ritmo abbastanza continuo si sono incontrati o solo di loro o a volte in forma più allargata nel Consiglio Pastorale Diocesano e a volte nelle singole zone pastorali. Davvero è un frutto bello, è il frutto della seconda fase del Sinodo, quella sapienziale, quella sul discernimento, e come non possiamo perdere il primo frutto, quello della cappellania, non possiamo perdere nemmeno questo secondo gruppo, questo dei referenti sinodali della nostra diocesi. Per non appesantirvi troppo, passo al secondo punto, i 1700 anni del concilio del sinodo di Nicea, e in questo secondo punto vorrei far entrare come base il brano del Vangelo che ci è stato proposto, la guarigione del sordo muto, che poi è il Vangelo di domani. È vero che domani nella nostra diocesi è solennità e quindi bisognerebbe utilizzare le letture specifiche della Madonna, della Natività della Madonna, ma io ho chiesto che vengano lette almeno in cattedrale le letture della domenica. E quindi leggeremo la guarigione di questo sordo muto con tutto ciò che simbolicamente essa può rappresentare per tutti quanti noi. Maria non è stata sorda alla parola del Signore e perciò ha fatto quello che ha fatto. Noi, se non riusciamo a fare quello che il Signore ci chiede, è perché siamo sordi, perché abbiamo questa malattia radicale della sordità nei confronti degli altri e nei confronti di Dio. A questo proposito vorrei ricordare a me stesso e a voi che Dietrich Bonhoeffer diceva che chi non ha tempo per i fratelli, prima o poi non avrà più tempo, nemmeno per Dio. Chi non ascolta i fratelli e le sorelle, prima o poi non ascolterà nemmeno Dio. Quindi anche noi siamo malati, siamo sordi e per questo anche noi siamo incapaci di parlare. Sapete tutti, ce lo dicono gli studiosi, i medici, che chi è sordo non parla non perché non gli funziona l'apparato vocale, ma perché non sente. Tu puoi parlare nella misura in cui ascolti, altrimenti puoi semplicemente balbettare qualche suono, ma non puoi parlare. Infatti il miracolo ci dirà, il segno ci dirà che alla fine questo sordo muto parlava correttamente. Se vogliamo parlare correttamente, dobbiamo farci mettere, come vedremo, le mani da Gesù nelle nostre orecchie. Abbiamo bisogno, però, che qualcuno ci porti da Gesù. Ed è interessante questo aspetto, perché mentre è scontato che un cieco debba essere accompagnato da Gesù perché non vede, un sordo vede, quindi da Gesù ci potrebbe andare anche da solo. Mentre è scontato che un paralitico disteso su un lettuccio, come ci racconta il Vangelo, debba essere accompagnato da qualcuno perché possa arrivare a Gesù, il sordo non ne avrebbe bisogno, eppure c'è stato bisogno che qualcuno
portasse questa persona malata a Gesù. Perché chi non sente e vede soltanto può lasciarsi condizionare da ciò che vede e da ciò che non sente, perché non sente la proposta di uomo alternativa che Gesù è venuto a farci, la proposta di uomo e di credente alternativa che Gesù è venuto a farci e che ci sta proponendo oggi qui a me e a ciascuno di voi. E allora sarebbe interessante che io e ciascuno di voi ci interrogassimo su chi ci ha portato da Gesù perché noi potessimo ascoltare la sua proposta di vita, il suo Vangelo. Chi è stato l'uomo, la donna che ti ha condotto da Gesù, che ha permesso a Gesù di guarire le tue orecchie? È interessante. Così come è interessante interrogarci sul fatto se io e voi siamo stati angeli per qualcuno, cioè se io e voi abbiamo accompagnato qualcuno a Gesù, abbiamo aiutato qualcuno a fare l'esperienza di Gesù e del suo Vangelo. Ma una volta che arriviamo a Gesù, Gesù fa una cosa strana, porta il malato lontano dalla folla. Avrebbe potuto benissimo guarirlo lì, come fa tante volte, il Vangelo ce lo racconta, però in modo simbolico questa volta lo porta lontano, perché la proposta di Gesù è alternativa alla proposta della folla, della società, all'aria che si respira ovunque. E allora devi andare in disparte per respirare un'aria nuova, per ascoltare una parola nuova, per essere riformato a immagine di Cristo. E qui Gesù ci fa una proposta nuova di uomo e di credente che siamo invitati ad accogliere. Questa proposta deve essere fatta con una espressione che ultimamente si usa sempre più spesso, proprio con una fedeltà creativa, cioè nella fedeltà a quello che Gesù ci ha detto, a chi è Gesù e a come Gesù ci si propone, ma anche in modo creativo, perché cambiano le situazioni, cambiano i tempi. E Nicea ci aiuta a riflettere su questo. A Nicea viene inventata una formula per dire la fede in un contesto diverso da quello in cui la fede era nata. Nicea inventa, rimanendo fedele a Gesù e al suo Vangelo, un modo nuovo, creativo, di dire la fede in un contesto che era quello della filosofia greca. Utilizza parole greche per dire una fede che non nasce in Grecia. Ora Nicea dice a me e a voi: siate fedeli creativi. Imparate a dire la fede in modo diverso oggi perché la gente di oggi vi capisca. È ovvio che se oggi noi usiamo consustanziale il termine di Nicea, non lo capisce nessuno. Dobbiamo trovare un altro modo di dire che Gesù è della stessa natura del Padre, ma lo dobbiamo trovare. Non possiamo dire: ma si è sempre detto così. Fino al 325 non sarà detto così. È da allora che si è detto così. E poi l'aggiunta dello Spirito Santo nel Concilio di Costantinopoli. Quindi, per favore, non diventiamo schiavi di questo modo di ragionare. Ma si è sempre detto così, si è sempre fatto così. Non è vero. Se noi andiamo a studiare la storia della Chiesa, vediamo che c'è una fedeltà creativa alla quale siamo chiamati oggi, come è successo a Nicea, non in una riunione di carbonari da qualche parte, a Nicea. Però perché questo possa avvenire è necessaria la preghiera. Queste persone che portano il sordo pregano Gesù. La preghiera è necessaria
per entrare nella logica di Cristo, ed è la prima cosa da fare. Altrimenti non comprendiamo quello che Gesù ci vuole dire e anche alcune stranezze che lui in questo percorso che ci viene raccontato dal Vangelo che abbiamo ascoltato ha fatto. Pianta i suoi discepoli, i quali, come gli scribi e i farisei, non volevano capire il messaggio nuovo che egli aveva dato, cioè che dal cuore vengono le cose e non dobbiamo preoccuparci dell'esterno, del vaso e del piatto. Pianta lì i discepoli e se ne va verso Tiro, territorio impuro. Non ci doveva andare, lo sapete, quando un ebreo per forza di cose, per necessità, doveva andare all'estero, quando rientrava sbatteva la polvere dalle sue scarpe, perché nemmeno un pulviscolo potesse entrare nella terra santa di ciò che stava nei territori impuri dei pagani. E Gesù invece va proprio lì, e proprio lì a Tiro incontra la donna cananea. In un territorio impuro incontra una donna impura e loda quella donna. Donna, davvero grande è la tua fede. Mentre ai suoi discepoli e a tanti del suo popolo aveva dovuto dire uomini, gente di poca fede. E poi, dovendo tornare a Cafarnao, invece di scendere, continua a salire, se ne va verso Sidone, come abbiamo ascoltato. E poi, invece di scendere per dritto, fa un giro per la Decapoli, altro territorio straniero, e lì fa il miracolo che stiamo raccontando. Se con la preghiera non entriamo in relazione con il Signore, non ci connettiamo con Lui, non possiamo capire la sua logica. Da parte sua Gesù, dopo averlo portato in disparte, gli mette il dito nelle orecchie e con la saliva gli tocca la lingua e alza gli occhi al cielo prima di dire Effatà. È il dito di Dio che compie miracoli, è la forza dello Spirito rappresentata negli antichi dalla saliva che ti tocca e ti cambia, che ti permette di parlare una lingua nuova e di farlo correttamente, è alzando gli occhi al cielo che tu dal Padre ottieni questo segno strepitoso. Ma perché questo segno si realizzi, occorre concretizzare la parola Effatà. Questa parola oggi il Signore la dice a me, a ciascuno di voi, la dice per la nostra intera diocesi. Effatà, apriti, sii aperto, sii aperta. Lo dice a chi è legato al mondo della tradizione, popolarmente detti tradizionalisti, per i quali tutte le novità sono tutte sbagliate. Qualunque cosa di nuovo sorga è sbagliata perché si è fatto sempre così. Apriti, tu che ami la tradizione, nella fedeltà creativa alla novità che il Signore ti presenta. Ma questa stessa parola il Signore la dice anche ai progressisti, cosiddetti progressisti, i quali sono portati a trascurare ogni forma tradizionale, ogni valore che la tradizione ci ha consegnato, perché solo il nuovo è bello, solo il nuovo è buono. No, apriti, tu che sei progressista, al patrimonio di fede che ti ha consegnato la tradizione. Apriti a ciò che di buono e di bello il passato ci consegna. Apriti, lo dice oggi il Signore, a chi fa ricerca, a chi lavora nel campo della tecnologia, che spesso vede le cose solo in modo orizzontale, come molti di noi fanno. Noi pensiamo, parliamo, agiamo come se Dio non ci fosse. Aveva proprio ragione Papa Benedetto. Il nostro riferimento, pur dicendoci credenti, è quasi sempre esclusivamente orizzontale. Apriti, apriti all'apporto che viene dal cielo, lì verso dove Gesù
ha alzato gli occhi. Apriti, Gesù lo dice a chi fra noi è ripiegato su se stesso. C'ha un io, come si dice oggi, ipertrofico. Vede solo se stesso, pensa solo a se stesso, tutto è in funzione di noi, come accade per i bambini. Tutto è mio, tutto è mio, tutto è mio. No? Apriti, guarda che non esisti solo tu. Se in principio è la relazione, guarda che intorno a te c'è gente, ci sono persone, ci sono comunità, apriti. Apriti, lo dice ancora, a chi è bloccato da qualche ferita. La nostra comunità diocesana in quest'estate ha sperimentato una serie di ferite attraverso uccisioni, incidenti, no? Che hanno messo a dura prova anche la nostra fede. Hanno fatto alzare gli occhi al cielo per chiedere perché, hanno fatto alzare i pugni al cielo, ma tante ferite esistono anche se non guadagnano le prime pagine dei giornali o non vanno in trend sui social o non ne parlano le televisioni locali o nazionali. No? Ognuno di noi può avere una ferita che lo chiude, che lo blocca, che gli impedisce di essere veramente uomo, veramente donna, veramente credente. Apriti. Allora lasciamoci guarire da Gesù. Lasciamoci guarire da Gesù nella nostra sordità. Permettiamo alla parola di Gesù di risuonarci nella mente e nel cuore, perché aprendoci ad essa, aprendoci al suo spirito, ascoltandolo come ha fatto Maria, custodendo nel nostro cuore ogni sua parola, poi potremo parlare correttamente. E cosa dice la gente a conclusione di questo segno? Quello che mi piacerebbe si realizzasse in questa nostra assemblea. La gente dice: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. È immediato il pensiero di collegamento con il libro di Genesi all'inizio della creazione. È cosa buona, è cosa buona, è cosa buona, è cosa molto buona. Oggi Gesù, attraverso questo segno, aprendoci le orecchie e dandoci la possibilità di parlare correttamente, vuole con noi fare una nuova creazione. Quello che ci aspetta come singoli e come diocesi è una nuova creazione. L'anno pastorale che oggi apriamo deve essere una nuova creazione in cui è buono tutto, in cui è molto buono quello che il Signore potrà realizzare, anche oltre quello che noi pensiamo. L'ultimo punto era Pellegrini di speranza, ma lo lascio, visto che sicuramente avremo tempo di riprenderlo alla vostra curiosità, andando a guardare almeno il logo che è stato pensato, quattro persone ad indicare tutta l'umanità che viene dai quattro angoli della terra, appoggiati l'uno all'altro in comunione, con avanti una croce che si piega verso di loro, che finisce in un'ancora, perché Cristo è il nostro fondamento, Cristo è la nostra speranza, sopra delle onde, perché il percorso che ci aspetta non è tranquillo. Il mare sotto di noi e intorno a noi è agitato, ma se il Signore è con noi, il traguardo, la riva, la raggiungeremo velocemente. Grazie. Grazie di cuore Don Emidio per la riflessione che oggi ci permette di prendere il largo, per utilizzare un'altra espressione che è cara a quel libro che parla di pescatori che ricominciano a pescare dopo il fallimento, di agricoltori che seminano e raccolgono più di quello che si aspettavano e di tante altre figure che nell'umiltà quotidiana si trovano a essere sorprese dalla fantasia di Dio che fa nuove tutte le cose.
E la seconda parte di questa giornata, la parte centrale, se ci fate caso al programma che avete letto, perché avete ricevuto quel programma, è dedicata al tempo del tavolo sinodale, all'ascolto che viviamo insieme da fratelli e sorelle attorno agli stimoli che ci vengono offerti dalla Chiesa universale e mediati dal nostro pastore per poter iniziare questo ultimo anno di cammino sinodale, secondo almeno il progetto che si è dato alla Chiesa italiana, ma che di certo non è l'ultimo anno di sinodo. Abbiamo scoperto di essere un popolo in cammino e abbiamo capito che la sinodalità è un atteggiamento ecclesiale fondamentale e permanente. E grazie al lavoro fatto subito all'inizio di questa nostra mattinata da Don Angelo e Don Alessio, che sono, ricordo, anche i nostri referenti sinodali a livello nazionale, abbiamo riorganizzato la presenza di chi è arrivato all'inizio della conferenza in tavoli sinodali che adesso vi saranno letti e per cui vi prego di iniziare un po' per volta a muovervi. Chi è arrivato dopo e quindi non è stato inserito naturalmente aspetta qui in sala, perché sicuramente avremo formato un altro tavolo sinodale che casualmente in qualche misura verrà ad arricchire la nostra discussione. E ricordo come abbiamo per il momento sinodale abbiamo un tempo molto abbondante, praticamente se andate a contare proprio le ore tra l'intervento di Don Emidio e quello che faremo alla fine noi come referenti per il Consiglio Episcopale, sono davvero quasi un'ora e mezza a testa, appunto lo stesso tempo di ascolto e il tempo anche di dialogo che ci viene dato e che siamo chiamati a impegnare al meglio, appunto perché nella Chiesa siamo uguali e diversi insieme e l'uno verso l'altro necessari. E quindi sono le 10:20, dalle 10:25, quindi con 10 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, come si dice, ci ritroveremo non alle era le 11:15 se non sbaglio il momento, 11:30 il momento di ritrovo, ci ritroveremo alle 11:45, ci ritroveremo invece direttamente a mezzogiorno per l'ultima parte, diciamo, della nostra mattinata di riflessione e di ascolto reciproco. A Don Angelo la lettura dei vari gruppi, così potete pian piano alzarvi e prendere posto, facendovi guidare anche a Don Alessio, qui appena fuori dalla sala, vi può orientare su dove muoverci. Restiamo fondamentalmente comunque in questo piano, quindi non ci disperdiamo da nessuna parte. E naturalmente ogni gruppo sarà facilitato da una persona scelta tra voi che ci aiuterà a vivere il metodo della conversazione spirituale, in cui ogni momento di riflessione è intervallato da un silenzio iniziale per fare proprio la lettura e l'ascolto che abbiamo appena condiviso, per poter presentare la propria riflessione, per poterla accogliere sempre con un attimo di silenzio, senza atteggiamenti di giudizio o di polemica, e per poter poi fare un secondo passaggio che ci permetterà, con le due domande proposte, di poter giungere a un frutto condiviso che possiamo a nostra volta offrire all'ascolto della Chiesa diocesana. Prego Angelo. Sì, un saluto a tutti quelli a cui non ho stretto la mano prima, è stato un po' complicato. Siamo riusciti a elaborare queste liste, quindi adesso ne darò lettura, un po' di pazienza e attenzione, così ci possiamo iniziare a dislocare nei vari punti previsti. Allora, il tavolo 1, che andrà a collocarsi all'anticamera dell'ufficio del Vescovo, quindi nello spazio davanti all'ufficio del Vescovo, Fusella Iolanda, Primo Monella, Iolanda vieni qui per ritirare questo, Suor Jobin, Marfia Nunzio, Toro Santucci Carlo, Cicco Cioppo Rosa Maria, Chipange Don Gregoire. Tavolo 2, che andrà a collocarsi nella sala del consiglio. C'è Alessio fuori che sta aiutando la dislocazione, quindi tavolo 2, Menicucci Valentina, a cui chiedo di prendere questo foglio, Spadano Marisa, Suor Pauline, Cultrera Francesca, Di Lorenzo Luciana, Gianpietro Nicola, Don Nicola, Franceschini Rossano e Nicola Liliana. Tavolo 3, che andrà a collocarsi nel tribunale, in fondo a destra,
Vitali Ivelisse, Maddestra Sabbia, Iorio Marilina, Padre Henri Zagi, Bacile Antonina, Cotellessa Antonella, Anna Maria Di Pardo, Martelli Gabriele, tavolo 4 presso l'Ufficio Comunicazioni Sociali a fianco al Tribunale, Evangelista Lucia, Geniola Anna Maria, Tavani Manuela, Di Tollo Giuditta, Tupone Silvia, Andrea D'Orazio, Padre Pius, Di Vincenzo Franco. Tavolo 5 presso la biblioteca, Bucci Lucia, Cespa Dina, Carbone Francesca, Di Cicco Fernando, Di Matteo Roberto e Don Juan Bilogo, Del Reno Maria Giuseppa e Salinas Don Osser. Sempre lì questi? Sì. Biblioteca. Biblioteca. Uscendo a destra. Tavolo 6, che resta qui in Aula Magna, Rapino Tommaso, Veri Cesira, Don Roberto Geroldi, Ferretti Emanuela, Belloni Marilena, Orazio D'Orazio, Festa Antonella, Battistella Barbara. Tavolo 7, che resta qui in un'altra, diciamo, posizione della sala, Polidoro Francesco, Don Benoit Cabundi, D'Arcangelo Gabriella, Spadano Francesca, Pasquini Carmela, Padre Bijou Alex, Suor Lucia Danetti, Cicolini Davide. Grazie. Chi è senza gruppo? L'ultimo tavolo, tavolo 8, nella sala del corridoio, questo corridoio esterno, Baldassarre Gabriella, Gentile Alessandra, Padre Diodato, Bocchini Elisabetta, Suor Gloria, Barra Gavino, Gian Cristofaro Francesco, grazie, Melchiorre Pietro, Naccari Carlo. Chi non ho chiamato magari si può avvicinare, si avvicina al tavolo, più. Così predisponiamo un altro tavolo. I gruppi che stanno qui dentro, uno qui davanti e un altro in fondo, così dividetevi il prima possibile per iniziare i lavori. No, piano piano. Coraggio, riprendiamo posto per iniziare almeno nei tempi stabiliti e poter concludere in maniera efficace. Accomodatevi e soprattutto cerchiamo di favorire il silenzio. È vero che siamo da una parte stanchi, dall'altra parte felici di ritrovarci insieme, ma è bene dare anche spazio all'ascolto in questi ultimi tre quarti d'ora. Intanto ricordo che in particolare a coloro che hanno facilitato il lavoro di gruppo
di preparare una piccola sintesi di quelli che sono state le discussioni, il dialogo fraterno e sororale che c'è stato fra di noi, di trascriverlo possibilmente utilizzando un computer, in maniera tale da poterla avere disponibile online, quindi per posta elettronica. L'indirizzo a cui vi chiedo di inviare tutto il materiale è quello, diciamo, del vicario per la pastorale, quello da cui avete ricevuto anche il promemoria e l'invito per questa giornata, vicario.pastorale@diocesilanciano.it. È un indirizzo istituzionale, abituiamoci a usare questi indirizzi anche ufficiali, che dietro, come dire, la seriosità perlomeno di quello che esprimono, sono utili e pratici naturalmente per chi al momento svolge questo servizio. Siamo di passaggio, quindi insomma oggi tocca a me, domani è un'altra persona, quindi tranquillamente insomma sono spazi che saranno poi condivisi da chi svolge questo servizio di comunione verso di voi. Quindi quanto prima possibile fate avere per i facilitatori e le facilitatrici la sintesi del vostro gruppo di sinodale all'indirizzo vicario.pastorale@diocesilanciano.it. Va bene, siamo quasi rientrati tutti quanti in sala, mi auguro. E questa, perché vi ho chiesto di far avere le sintesi, non possiamo naturalmente lavorare sulle vostre sintesi in questo momento, lo faremo per una restituzione successiva. D'altronde, per citare un'esperienza importante a livello nazionale, nella settimana sociale di Trieste, che si è tenuta nel mese di luglio, a cui hanno partecipato l'arcivescovo con la delegazione, c'è anche in mezzo a noi Barbara Menno di Bucchianico, che è la responsabile della pastorale sociale, e si è fatto il lavoro nei 4 giorni previsti, come dire, di incontro di settimana sociale, ma il primo risultato è arrivato l'altro ieri, nel senso il 3 di settembre, a 2 mesi esatti dalla conclusione della settimana sociale, dall'inizio della settimana sociale. C'è stata la prima conferenza di restituzione nazionale, lo si è fatta in presenza e online, la delegazione ha avuto modo di poter in qualche modo raccogliere i primi frutti del lavoro, ma appunto i tempi sono tempi più lunghi. Il cammino sinodale è per forza un cammino lento, l'esatto contrario di certe deformazioni di una democrazia autoritaria che vorrebbe fare tutto in fretta, di un governismo che in qualche misura rovina la vita civile, figuriamoci quella ecclesiale. Però la lentezza ci dà il privilegio di poterci guardare insieme, gli uni con gli altri, di guardare avanti, sapendo anche dove mettere i passi. Per questo abbiamo anche sempre pazienza quando facciamo dei piccoli, come dire, step insieme, che non sempre ci fanno capire dove siamo arrivati e cosa stiamo ancora concludendo. Il cammino è in fieri e di conseguenza, passo dopo passo, col tempo che ci vuole, andiamo avanti insieme. Ok. Nel momento adesso, diciamo, di proposta, un po' di sguardo in avanti che ci viene offerto, avremo 3 momenti di riflessione. Inizia Don Angelo Giordano come vicario generale per alcune indicazioni che riguardano e riprendono la prima parte della nostra discussione, quella sulla responsabilità anche educativa, quella responsabilità che abbiamo nei confronti anche dei più fragili. Proseguo io sull'aspetto strettamente formativo e poi Don Alessio su quelli che riguardano i temi della responsabilità nel campo anche amministrativo, giuridico ed economico. Sono 3 ambiti su cui intendiamo come Chiesa locale camminare con maggiore attenzione in questo anno, nella fedeltà allo stile sinodale che ci siamo dati. Credo sia acceso. Riprendo una frase del testo di sintesi dell'aprile 2024, e la leggo. Ogni parrocchia, comunità, ha espresso un tratto particolare che da un lato costituisce il suo volto nascosto e caratteristico, le sue criticità, e dall'altro quello che invece desidera essere per il futuro. Forse è una frase che va riletta con più attenzione, bisogna leggerla anche probabilmente in maniera un po' più lenta, più marcata, perché in questa frase
mi sembra che possa emergere il lavoro del Sinodo, il lavoro che in qualche modo in prima battuta il Sinodo si pone, un lavoro in cui veramente si venga a creare un luogo, un tempo, uno spazio in cui recuperare una dimensione umana che proprio grazie alla pastorale si sta perdendo, o come direbbe un buon collega, la pastorizia. E questa frase potrebbe essere riassunta con una parola che probabilmente è strabusata, che è quella della corresponsabilità. La corresponsabilità richiede probabilmente proprio questa cosa qui, cioè essere corresponsabili all'interno di una comunità significa anzitutto recuperare i volti di una comunità, e non caricarsi immediatamente di un lavoro da svolgere, ma appunto dare tempo e spazio alle persone di poter splendere nella loro dignità di essere umani. E queste, io mi rendo conto, sono belle frasi, molto, come dire, poetiche, potrebbero essere appunto non so, delle cose che ci raccontiamo, le abbiamo già sentite, ce le sentiamo ripetere in continuazione, e quindi forse è giunto il momento di come dire, dare strumenti perché questa operazione possa effettivamente non essere l'iniziativa di qualcuno che viene accusato di non fare nient'altro, di non saper fare nient'altro, di non saper organizzare, di non saper, come dire, costruire una parrocchia che possa essere il pride cattolico, ma ecco, diventi invece effettivamente una esigenza che poi, insomma, esigenza peculiare di una comunità, che diventi veramente il lavoro delle comunità. Ci stiamo rendendo conto in questi anni di sinodo che è vero, da un lato ci sono tante persone, grazie a Dio, che si stanno spendendo per questa missione specifica, si stanno spendendo tanto. Tante altre persone rallentano un po' il passo. E guardate, noi, come dire, non è che dobbiamo andare dietro ai rumori, no? O alle chiacchiere, però il paese è piccolo. La gente mormora, ma il paese è piccolo, insomma, no? E, come dire, una volta mormori nella stanza, una volta mormori dentro, no? Poi alla fine, ora, non è che dobbiamo stare lì a dire chi mormora, chi non, mormoriamo tutti abbiamo questo difetto, questo grande peccato che dovremmo in qualche modo, vizio, che dovremmo toglierci dalle nostre vite. Però poi a un certo punto, al di là della mormorazione, no? C'è come dire, che facciamo? Perché, voglio dire, finché si parla male del governo va bene, ed è una cosa legittima e giusta, no? Però poi che facciamo? Cioè, va bene, noi siamo qui, siamo oggetti del bersaglio, è giusto, però è anche vero che c'è un da fare poi, no? C'è probabilmente uno slancio da dover recuperare, e le comunità non le mandiamo avanti perché creiamo dei nemici, non si reggono per questo, eh. Io ve lo dico con molta, perdonate la mia schiettezza, ma non vanno avanti in questo modo, non funzionano così, per contrapposizioni noi possiamo, come dire, creare un po' di, no, diciamo, finalmente non succede mai niente, creiamo qualcosa che possa un attimo scombinare le nostre, questo periodo, ma non andiamo a risolvere un problema che comunque poi di fatto sentiamo tutti, che è quello relativo alla nostra mancanza di speranza e fiducia all'interno delle nostre realtà, della gioia, direi, del Vangelo, no? Cioè, tutti avvertiamo questa fatica e avvertiamo questa,
come dire, questa esigenza. E quindi è necessario rimettere al centro questa parola corresponsabilità, cominciandogli a dare qualche forma fattibile. Non voglio usare manco il termine concreto, perché insomma anche di questo termine ne abbiamo fatto un abuso eccessivo. Fattibile, cioè percorribile. Mi sembra che in questo periodo si sia dimostrata una certa fattibilità. Si è dimostrata soprattutto nel momento in cui, questa fattibilità forse ha messo in crisi alcuni modelli, alcuni sistemi pastorali soliti. Nel momento in cui questa fattibilità la si è attaccata in tutti i modi, nel momento in cui questa fattibilità la si è, schernita, presa in giro, la si è giudicata in maniera molto superficiale o non sperimentandola affatto, nel momento in cui ci si è comportati da scribi e farisei ipocriti proprio in merito all'azione di tanta gente che ci ha creduto invece e che, vede in questo sistema, in questa modalità qui, non, una prospettiva di potere o un ridisegno di ruoli, di incarichi, di governo, di non si sa bene che cosa, perché, ripeto, il paese è piccolo, da governare c'è ben poco, ma vede in questo stile la propria vita reale, la vita reale degli altri, e la vita vera che è accompagnata da Cristo. Questo. Noi, vedete, possiamo fare di tutto per, distruggere questo, ma io credo che non si possa distruggere questa cosa qua, credo, perché lo sapete molto meglio di me, noi non possiamo opporci a quella che è un processo che lo Spirito ha avviato. E possiamo contrastarlo, lo Spirito, perché ci mettiamo di traverso e lo possiamo fare, possiamo essere d'inciampo e lo possiamo fare, ma non lo possiamo fermare. Questa cosa che è iniziata non la si può fermare. Possiamo, distruggere le singole persone, possiamo mettere le mine, non si sa bene dove, ma non possiamo fermare questa gioia che è nel cuore di chi si sta mettendo in cammino nello sperimentare questo spirito di corresponsabilità, non nei confronti di una struttura, ma nei confronti dei fratelli. E siccome Carmine prima ha accennato vagamente, ma non troppo vagamente, alla questione, no? Siccome siamo in un'epoca in cui la delega al potente di turno è, quasi una sorta di meccanismo che poi noi italiani non si sa perché ci caschiamo abbastanza su questa cosa, ogni tanto ci ricaschiamo, no? Che dobbiamo consegnare i poteri a qualcuno perché altrimenti non, i treni non arrivano in orario, non funziona niente, no? Allora forse è il momento in cui veramente ci la preoccupazione per l'altro, la preoccupazione per gli altri torni ad essere un'esigenza e una missione. E torniamo quindi a costruire, a darci tempi, spazi, perché fra noi torni questa sorta di fiducia di fondo, questa sorta di voglia di conoscenza di fondo che ci permette di vivere effettivamente il Vangelo negli aspetti più concreti della vita. Prima accennavo al Pride cattolico, che, perdonatemi l'immagine, ma è molto spesso
evidenzia anche una sorta di rigurgito di orgoglio che probabilmente ci serve proprio a detenere una certa forma di, come dire, di mantenimento di un sistema, diciamo, legato molto al potere e in qualche modo alla logica del potere. E forse è il momento di smettere le vesti dell'orgoglio e iniziare a indossare quei panni che in qualche modo ci permettono di vivere in maniera ordinaria quello che è il Vangelo. E corresponsabilità, quindi, non è un modo di dire, non può essere semplicemente un modo di dire, ma ha bisogno di attingere a, diciamo, situazioni concrete delle nostre comunità. Sì, dobbiamo attirare la gente nelle nostre comunità, ma come sono le nostre comunità? Cioè, qual è la, no? La realtà delle nostre comunità, l'abbiamo mai guardata veramente? Siamo riusciti mai ad avere il coraggio di effettivamente fare un'analisi profonda del nostro vivere insieme all'interno di un territorio, di uno spazio? E sarò più concreto, alle scelte che si compiono in quello spazio. Abbiamo il coraggio di guardarle non commentandole su Facebook, chiaramente, no? Cioè non con questa sorta di logica per cui il mio essere corresponsabile si limita a una denuncia vaga ma ben mirata a qualcuno, che poi però non richiede la logica del confronto diretto, non richiede in qualche modo la logica dell'incontrare il volto dell'altro. Ecco, forse corresponsabilità dovremmo renderlo veramente un processo, aprire il processo della corresponsabilità e non semplicemente banalizzarla dicendo che, non so, dobbiamo essere tutti attenti gli uni verso gli altri e basta. E quindi rendere più concreta questa, più fattuale, più fattibile questo processo della corresponsabilità, e proprio perché i volti di ciascuno, le storie, le ferite di ciascuno, di una comunità, anche le scelte sbagliate che connotano o hanno connotato una comunità, anche le scelte sbagliate, dolorose, anche gli scandali che hanno connotato una comunità devono essere guardati da quella stessa comunità. Se noi le ferite non le guardiamo, non guariamo. Se non le analizziamo, non possiamo dire andiamo avanti. Non è possibile andare avanti con delle ferite che ti lacerano dentro. Per questo, se vogliamo tradurre ancora la parola corresponsabilità, dobbiamo parlare di rendiconto, che forse qualcuno può dire, ma questo è un termine aziendale, il rendiconto, che ha a che fare con la Chiesa, con la spiritualità. No, rendiconto, e qui cito l'Instrumentum Laboris del Sinodo, comincia a essere un'esigenza, si riscontra, si misura in tutto il mondo questa esigenza del rendiconto, che ovviamente, come diceva l'arcivescovo prima, non è semplicemente un qualcosa di economico, anche se forse con i soldi ci giochiamo parecchio dal punto di vista dell'annuncio del Vangelo, ma comincia a essere uno stile attraverso i quali i fratelli di una comunità, le sorelle di una comunità, le persone che costituiscono quella comunità iniziano semplicemente a dirsi, a parlarsi in merito a prassi, scelte, obiettivi, non avendo fretta però, con calma. E
il punto 76-77 dell'Instrumentum Laboris, che vi invito ad andarvi a leggere, sembrano in qualche modo solcare in maniera più diretta e fattuale quelle esigenze che nella sintesi nostra diocesana avevamo colto forse in maniera un po' più così dipinta, rispetto alle quali non possiamo sottrarci in questo tempo. E rispetto quindi a ciò che vorrà dire questo rendiconto, questo termine, questa corresponsabilità, lascio la parola a Don Alessio Primante, il quale saprà darci sicuramente più contezza proprio in riferimento alle scelte che il rendiconto e direi la corresponsabilità esigono. Mi permetto una nota di colore perché sto sentendo in sottofondo Pink Floyd, Money, la parte finale. Siamo in tema, ma non era scelto, quindi va bene. Cedo la parola ad Alessio, quindi io concludo con le chiacchiere. Bene. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Cercherò di essere il più breve possibile, perché ovviamente la voce del vicario ha sempre la sua essenzialità e sostanza. Lo corroi quel Allora, io sono sempre per le note dolenti. Cerco di sorridere il più delle volte per evitare di non dare sempre notizie nella forma più sbagliata possibile. Di per sé, quello che vi dirò oggi, in maniera particolare, tocca un po' anche il mio lavoro. Essendo canonista, questo è quello che faccio, oltre a tutto il resto. Oggi vi citerò il codice di diritto canonico, questo sconosciuto, ve lo faccio vedere in senza mai. Codice di diritto canonico. Il codice di diritto canonico, mi permetto solo un appuntino, non è solo diritto, non è solo giurisprudenza, non è solo dottrina. Il codice di diritto canonico è una parte importante della storia della Chiesa, perché questa sono le comunità che nel tempo e nella storia si sono autoregolate. Noi, non è che dici, noi seguiamo il diritto canonico, il testo del diritto canonico, e non seguiamo il Vangelo. Il Vangelo non è opposto al diritto, così come il diritto non è opposto al Vangelo. La bellezza nostra, quella di oggi, è quella di cercare in tutti i modi di rendere le regole il più simile al Vangelo possibile. Perché non esiste una Chiesa disancorata dalla realtà. La Chiesa vive l'oggi, e nell'oggi c'è il mondo, c'è la terra, c'è il suo modo di stare, c'è l'ecologia. Ma questo ce ne siamo completamente dimenticati. Il diritto amministrativo. Tutti pensano che il diritto amministrativo nella Chiesa sia quello equiparato al diritto amministrativo nel diritto civile. Il diritto amministrativo nel diritto civile è il diritto dell'autorità, cioè l'autorità che regolamenta la vita della comunità. Il diritto amministrativo nella Chiesa è completamente l'opposto. È il diritto di chi amministra, cioè la comunità intera. Perché qui chi amministra non è un soggetto posto all'autorità, per cui se parla il soggetto tutti tacciono, come sto facendo io adesso. Ma è il diritto dell'autorità, che è condivisa direttamente, il potere è condiviso, l'autorità è condivisa dall'intero popolo di Dio, non dal Papa, non dai vescovi, non dai preti, non dai diaconi, ma è l'intero popolo di Dio che ha l'autorità. Guardate che questo, non è che lo dico io, si diceva già 2000 anni fa. Non l'ha detto il sinodo. Io oggi non parlerò di sinodo per evitare che qualcuno mi dica che sono troppo sinodalista. Oggi parlo con i documenti della Chiesa. Prima del sinodo dovesse succedere che qualcuno mi dica che il sinodo si è inventato tutto. Amministrare.
Amministrare significa non avere potere su qualcosa o su qualcuno. Amministrare, administrare, significa che tu servi a qualcuno. Ministrare, ad. Io servo a chi? A Dio? Lo lasciamo in un secondo momento. Io servo alla persona. Servo alla comunità. Servo ai fini della Chiesa e servo alla sua natura specifica. Guardate che questo è già rilevante. Io posso già stare zitto. Ministrare a, servire, ve lo ripeto, alla persona, alla comunità, ai fini e alla natura. Come facciamo questo? Lo facciamo attraverso delle regole che la comunità si è data nella storia. Ve le dico così, per essere molto diretto. Abbiamo cercato in questi anni, insieme ai consigli, consiglio pastorale, consiglio per gli affari economici, consiglio presbiterale, abbiamo cercato di costruire un unico cammino regolamentato, perché ce lo avete chiesto voi, perché ce lo siamo chiesti insieme. E dopo questi 4 anni di comune cammino siamo venuti alla necessità di dover pubblicare per la comunità un vademecum, cioè un testo che ci aiuti in una 30ina di pagine, che non vi leggo, vado solo per punti, per definire lo stile amministrativo trasparente nelle nostre comunità. Parto solo da un presupposto, perché voglio che sia chiaro. Canone 116. Molti pensano che il diritto canonico e l'amministrazione vada a toccare la natura delle persone fisiche, cioè la persona fisica che deve fare così. Quindi io regolamento la vita spirituale e personale di ciascuna persona. Questo lo lasciamo fare a Dio. Lo vorrei ripetere. Questo lo lasciamo fare a Dio. Le coscienze, la spiritualità delle persone, stiamoci alla larga per piacere, perché teniamo a fare un macello. Sia in abuso spirituale, sia in abuso di coscienze. La pastorale, il catechismo. Molto spesso con i giovani, con l'idea che il giovane deve fare quello che la Chiesa impone. Attenzione, questo è abuso di coscienza. Abusare delle persone, quando si dice che io faccio una messa spirituale per cui io faccio quella messa e quella persona sta bene, questo è abuso spirituale. Prendere soldi per una messa, perché questa messa dà doni spirituali, per piacere, è abuso spirituale e, aggiungo, economico. È simonia. È reato, oltre che. Ragazzi, io vi chiedo scusa se alzo la voce, ma perché ne ho visti, in questi anni ne sto vedendo di ogni, e adesso, soprattutto in un momento in cui soprattutto il mondo sta andando a rotoli, guardate che lo spiritualismo è dietro l'angolo, perché è molto semplice fare i conti con le coscienze delle persone, soprattutto le più fragili. Soprattutto mettersi vicino alle persone più fragili e dire: fai questo perché te lo dico io che so prete. Calma, lasciamo fare a Dio, perché sa come ci si muove, e lo Spirito fa molto meglio di noi. Canone 116. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perché, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa, in nomine ecclesie, compiano a norma delle disposizioni del diritto il proprio compito. Qui non si parla delle persone fisiche, la singola persona, qui si parla di gruppi di persone, di insiemi di persone che, con la licenza e l'autorizzazione dell'autorità competente, decidono
non di amministrare me stesso spiritualmente di coscienza, ma decidono insieme di attuare il Vangelo a nome della Chiesa. Guardate che questa è una responsabilità fondamentale, perché qui rischiamo di perderci tutta la credibilità. E in ambito economico, vi dico, la stiamo perdendo. E in ambito amministrativo e di coscienza spirituale, la stiamo completamente perdendo. Questo è il codice di diritto canonico, non è Alessio. Per cui abbiamo avuto la necessità di ricostruire un vademecum per tutti, il più chiaro possibile. Cito le parti, una a uno, perché sto finendo i miei 15 minuti. Sto cercando di fare il più presto possibile, quindi chiedo scusa. La soggettività, ne abbiamo parlato, persone giuridiche, quindi insiemi di persone o di cose con la competente, l'autorizzazione della competente autorità, che si muovano in nomine ecclesie. Qui non si parla di in nome di Alessio, in nome di Don Emidio, in nome di Angelo, in nomine ecclesie. È una credibilità fondamentale, è una grande responsabilità questa. La rappresentanza legale. Sulla rappresentanza legale delle parrocchie e degli enti e di qualsiasi ente giuridico che agisca in nomine ecclesie, attenzione, qui non si parla solo di parrocchie, qui si parla di parrocchie, di associazioni, di movimenti, e l'ordinario ha l'obbligo, il dovere di vigilare perché questo non accada. Ripeto, l'obbligo nativo di vigilare perché questo, abusi spirituali, di coscienza ed economici, amministrativi, non accadano. Parrocchie, movimenti, associazioni, confraternite. Quindi non è ma scherzare. E credo che questo sia chiaro, perché ci potete di tutto. Ma almeno la chiarezza, questo, spero, che rimanga nello stile. La legale rappresentanza. Attenzione, io sto parlando a tutti. Il legale rappresentante della parrocchia è non l'amministratore parrocchiale, perché noi abbiamo un numero molto elevato, soprattutto nelle parrocchie, di presbiteri che non hanno cittadinanza italiana. Quindi abbiamo la necessità che, e avete notato spesso nelle vostre comunità, che il legale rappresentante, non avendo la cittadinanza italiana, sia il parroco vicignore, perché gode della cittadinanza italiana. Quindi degli atti di straordinaria amministrazione in primis, ma di ordinaria, non li può porre l'amministratore delegato, li può porre il legale rappresentante. Qui stiamo proprio sulla tecnica, però vi chiedo scusa perché alcune cose devono essere chiare per le comunità, perché sennò così non ci muoveremo mai, non ci formeremo mai. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Il codice di diritto canonico prevede che il Consiglio per gli affari economici sia obbligatorio, non ad mentulam canis, come direbbe il nostro vicario, e non traduco. Ma stiamo parlando di un Consiglio per gli affari economici che sia obbligatorio, i nomi devono essere pubblicati in parrocchia, la gente da sapere chi sta nel Consiglio per gli affari economici. Non perché il parroco si gira una mattina e dice: ragazzi, ne ho scelti tre, tanto ci stiamo. No, no, i nomi devono essere chiarificati, ci deve essere una chiarezza espositiva anche nelle motivazioni che spingono il parroco a scegliere quelle persone lì. Perché non puoi scegliere tutti. Nel Consiglio per gli affari economici ci devono essere persone che siano competenti in materia, che abbiano competenze in economia, che abbiano competenze nella giurisprudenza, li bumette tutte. Non è possibile, non è nella natura dei consigli. Sarebbe abusare, anche qui, della buona fede della gente. Questa cosa qui ci porterà in un inferno particolare per noi amministratori. Don Celestino Verna diceva sempre, per voi preti, anche lui,
ci sta un inverno particolare, Don Celestino, te lo conoscete tutti, per cui i luoghi sacri, queste, non mi fermo perché qui ci sarebbe una roba, i concerti nelle chiese, vabbè, lasciamo stare, i concerti nelle chiese, le campane, pure le campane devono essere, perché c'è anche il diritto di dormire. L'ufficio parrocchiale, sull'ufficio parrocchiale metto tutto insieme, sistema di archiviazione, ufficio parrocchiale, privacy, per piacere. Anche qui la privacy è una cosa seria, non si può fare, non si può fare il catechismo nelle aule dove ci sono gli archivi personali delle persone, dove ci stanno i registri, non si può, perché lì ci sono documenti e atti, il più delle volte anche segreti, ma ci sono documenti e dati sensibili. Chi risponde è il legale rappresentante della parrocchia. Per cui se qualche dato viene fuori e c'è qualcuno che dice guarda che io l'ho letto nel registro per i battezzati che quello ha chiesto di essere sbattezzato, qui siamo nel penale. Su Facebook, per piacere, i bambini con le foto, vi prego, vi supplico, togliete i bambini dalle foto e i minorenni dalle foto di Facebook, per piacere, è un reato. Ve lo dico così, le persone portatrici di handicap, le persone che non possono, ci sono persone migranti o persone che, perché se deve far vedere, allora metti tutto, metti... Se dovete mettere delle foto, mettiamole di spalle, perché così non si ha rispetto e si abusa dell'innocenza del minorenne. E ripeto, è anche reato. Vado avanti, che se no spero di non tediarvi. Le attività parrocchiali, soprattutto per i campeggi, quelli che è il turismo religioso. Attenzione, non si può più gestire il pellegrinaggio così, perché si gira uno e dice ma ho fatto il pellegrinaggio. Attenzione, perché lì si ha a che fare pure con i soldi della gente. Il più delle volte bisogna essere precisi, chiari, trasparenti, anche dove andranno a finire quei soldi, perché il più delle volte ci rimane qualcosa, una centinaia d'euro, e il parroco di suo o il consiglio decide di suo quei 100 euro, così, li mettiamo da qualche parte e la gente non è nemmeno informata. Questo è un abuso. I campeggi, le assicurazioni, non si possono fare i campeggi dovunque. La sicurezza, la prima cosa, ma queste cose le sto dicendo da 5 anni, per cui ormai sono diventato anche abbastanza tediante. Le messe. Finisco con le messe perché io vabbè. Le messe. Se le comunità, se sapessero il regolamento delle offerte e delle intenzioni, se ne stessero alla casa. Regolamento fondamentale. Una intenzione, una messa. Stop. Una intenzione è un'offerta di messa, un nome, una messa, può essere anche con più nomi perché la famiglia è più conosciuta e quindi vogliono mettere 3 nomi, quella è considerata una intenzione, significa che per quella celebrazione eucaristica tu non paghi la messa, perché non c'è un dot des, Cristo già pagato, sta pagate direbbero. Non abbiamo necessità di dover pagare per, è un'offerta che solitamente si dà per riconoscere il servizio del presbitero e soprattutto è un'offerta che si dà per i beni e il servizio amministrare alla persona e alla comunità. Per cui sostanzialmente, di principio, per la regione Abruzzo-Molise c'è un riconoscimento,
per ogni celebrazione eucaristica l'offerta minima, ma non viene posta l'offerta minima, questo ci tengo a dirlo, perché bisogna dare 10 euro a messa, ma perché molto spesso le persone si sentono anche a disagio, perché dicono: ma io quando gli devo dare? Gli do 50, gli do 60, gli do 70. E per non far sentire le persone in difficoltà, la garanzia è quella di tenere un minimum che dica: guarda, per la celebrazione, per l'offerta, va bene 10 euro. Principio, un'intenzione, 10 euro, una messa. Perché servono quei 10 euro minimi? Perché il problema è, tutti mi diranno, ma come? Conosco delle parrocchie che citano condomini interi. Citiamo nomi, dagliemo a città. Ora tu citi, lo puoi fare per diritto canonico una volta sola a settimana. La comunità, ecco perché la corresponsabilità, ecco perché il consiglio pastorale, ecco perché il consiglio per gli affari economici, si deve decidere insieme dell'opportunità di trovare un giorno a settimana dove si dà la disponibilità a tutta la comunità di celebrare una messa cumulativa, dove ci sono più intenzioni in una messa. Il resto è una intenzione, una messa. Il presbitero, ecco perché il minimo per ogni celebrazione, siccome noi presbiteri siamo remunerati dall'Istituto Centrale del Sostentamento del Clero, noi abbiamo già una remunerazione. E vi dico ancora di più, perché sul rendiconto deve uscire che c'è una cooperazione, cioè c'è un'aggiunta di 80, 90 euro, 100 euro, dipendentemente dalla grandezza della comunità parrocchiale, che devono essere registrati sul rendiconto, che vanno ad aggiungersi a quella che è la remunerazione del presbitero che prende. Per cui noi presbiteri già siamo remunerati. E molto spesso le persone mi dicono: ma quei soldi che io gli do a messa dove vanno? Quelli devono essere rendicontati, tutti, centesimo per centesimo. E soprattutto se alla celebrazione il diritto del presbitero è di 10 euro all'offerta, messa, 10 euro, stop. Il resto, se uno ti dà 50 euro, 40 vanno alla parrocchia e 10 vanno al presbitero che ha celebrato, non il contrario. La cassa parrocchiale, alcuni presbiteri negli anni hanno purtroppo, e questo è un abuso importante, hanno utilizzato e hanno equiparato, unificato il conto della parrocchia col conto personale, cioè gestivano i conti della parrocchia partendo dal proprio conto. E poi di prassi può succedere, negli anni è successo, diciamo, io parlo al passato, che magari qualche presbitero riceve le offerte, le mette nel suo conto e gestisce. Alla fine dei 9 anni fa un conto e dice: ragazzi, è stato bello, io me ne devo andare dopo 9 anni, io alla parrocchia, per la parrocchia ho speso 9.000 euro. E quello dice: mo, che dobbiamo fare? Ci sono i contanti in parrocchia, perché quelli rimasti me li riprendo tutti. Come fai a giustificare una cosa del genere? Come fai? Questo è un abuso pazzesco, abuso amministrativo, economico e, aggiungo, e questo è fondamentale, spirituale. Chiudo. Le assicurazioni, i comitati feste, vabbè, andiamo avanti. Sui comitati feste lavoreremo poi personalmente. Volevo terminare solo con questo. Mamma mia, ho sforato di 10. Scusate, vi chiedo scusa. Canone 1284. Tutti gli amministratori, questo è un canone fondamentale, tutti gli amministratori sono tenuti
ad attendere alle loro funzioni, e questo ci tengo a dirlo, con la diligenza del buon padre di famiglia. Questo lo lascio alla riflessione, la diligenza del buon padre di famiglia. Non si può nemmeno dire, e qui concludo, che la spiritualità si fa solo con la preghiera. L'amministrazione è un atto spirituale, perché tocca le coscienze, perché tocca il portafoglio, tocca la vita della gente, perché la gente per avere quei soldi là dentro spendono la loro vita. Questa è spiritualità. È spiritualità concreta, sì, ma è spiritualità, perché tocchi la vita della gente, e con la vita della gente non si scherza. Per cui chiudo con Gaudium et Spes, vi ho promesso, codice di diritto canonico e documenti di prima del sinodo. Ho citato il sinodo? No. Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Io vorrei che questo proemio sia conosciuto da tutti, perché è fondamentale. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. E aggiungerei, in Dio. Padre Giorgio, c'è ancora? Padre Giorgio? Non c'è. Allora faccio io gli avvisi per conto suo. Ah no, Padre Giorgio, perfetto. Se puoi venire un secondo. Padre Giorgio è anche responsabile per la pastorale giovanile della diocesi, e quindi adesso a lui è il compito di presentare uno degli appuntamenti prossimi nel nostro calendario pastorale regionale. E intanto lo faccio al posto di Don Emanuele, che oggi non è assente per motivi di salute. Ricordo come il prossimo mese, il 5 di ottobre, per tutta la giornata vi sarà la seconda parte del convegno catechistico regionale. La prima parte l'abbiamo vissuta a Lanciano, se ricordate, il 13 aprile scorso, Santa Maria Maggiore. La seconda parte sarà vissuta il 5 ottobre ad Atri, nella cattedrale di Atri, nella concattedrale di Atri. Fate riferimento a Don Emanuele per le informazioni necessarie e per le eventuali iscrizioni che partiranno dalla prossima settimana. Giorgio, a te. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, come responsabile della pastorale giovanile vengo qui per la prima volta a fare un avviso, ma da quasi 2 anni sono così. Ma prima di dare un avviso voglio condividere una cosa proprio all'inizio dell'anno pastorale per quanto riguarda la pastorale giovanile. È sempre bello stare con i giovani e fare il servizio per i giovani, ma come abbiamo ascoltato stamattina della presentazione del Vescovo e delle altre cose che hanno detto, questi giorni è molto difficile e dobbiamo stare molto attenti nell'ambito della pastorale giovanile. Guarda, io vorrei, non è opportuno a condividere questa cosa un po' bruttina qui all'inizio dell'anno pastorale, ma voglio dire dell'incidente che è successo purtroppo una settimana fa o 2 settimane fa. Un 17enne uccide proprio i genitori e fratellino, e quando è venuto interrogato la sua risposta mi sentivo un po' colpevole pure come un sacerdote, come un giovane sacerdote, come un animatore educatore, perché diceva così. Ho pensato forse uccidere sarà la soluzione al mio malessere, ai problemi, una soluzione ai miei problemi. A questa risposta tutti noi dobbiamo essere colpevoli, perché come genitori, sacerdoti, parroci, animatori, educatori, dove abbiamo fallito finora? Questo ragazzo può essere anche uno della nostra comunità in questo momento, in questo tempo, perché non sappiamo questi ragazzi come pensano, come
non sappiamo anche accoglierli bene, perché siamo un po' rigidi pure nei confronti dei ragazzi, a volte non sappiamo anche ad accogliere bene, a dare una speranza e una felicità a questi ragazzi. Veramente aspettano da noi questa speranza e la felicità al di là della rigidità, mi pare così. Allora, se mi date una mano, se volete collaborare, io sono disponibile al 100%. Allora, quando noi facciamo una cosa insieme a livello diocesano per i nostri giovani, tutti voi siete benvenuti a collaborare. Allora è il tempo a fare qualcosa fuori delle nostre comodità, perché noi da tanto tempo abbiamo una comodità per i nostri giovani, dicendo il catechismo, cosiddette le cose tradizionali, ma guardate, se abbiamo nella città 100 ragazzi, quante ne vengono per il catechismo? 20, 25? Allora, agli altri chi pensa? Ecco perché il catechismo bene nelle parrocchie, benissimo, ma al di là delle nostre comodità, delle nostre sicurezze del lavoro, se abbiamo il coraggio, come dice Papa, ci vuole molto più coraggio a fare la pace con i ragazzi. Allora, se siete pronti a prendere il coraggio, anche sono pronto, anche tutti noi saremo pronti. E detto questo, vi do questo avviso: iniziamo quest'anno pastorale, per la pastorale giovanile, con questo evento a Campobasso. Questa è una festa dei giovani per la pace, organizzata dalla nostra regione Abruzzo Molise. Il 5, l'altro ieri, avevamo un incontro proprio al luogo dove si svolge questo evento a Campobasso. Ho portato un po' di locandine, vi lascio all'ingresso. Poi già ho mandato ai parroci, ai referenti, se c'è qualcuno che non arriva, ditemi, vi mando subito. Questo sarebbe il 22 settembre a Campobasso. Allora, tutti i nostri ragazzi sono invitati, come parroci, come animatori, educatori, vedete e fatemi sapere, poi così organizziamo anche a livello diocesano per andare per il viaggio. Tutto. Poi per avere più, diciamo, indicazioni, guardate le locandine che io lascio qui all'ingresso. Per qualsiasi cosa sono disponibile a rispondere, chiedete. Grazie. Quando di solito la messa si allunga, si accorcia la predica. Questo almeno è il criterio che applico da 24 anni, quindi 3 minuti, anzi 2. Abbiamo quest'anno il percorso formativo diocesano, che come lo scorso anno si muove su 2 cammini che però percorrono la stessa via. Il cammino della Lectio Divina, i mercoledì della parola, guidati dal nostro arcivescovo, e gli incontri formativi mensili che si tengono al venerdì, questa volta spostati in orario serale, perché è stata richiesta da molte persone questo spostamento di orario. Facciamo l'esperimento, vediamo se funziona bene. Inizieremo subito in questo mese di settembre, il 18 settembre, mercoledì alle ore 21, iniziamo con la zona pastorale di Tollo e ci vedremo a Crecchio per la Lectio Divina. Mentre il 20, venerdì settembre, ci vedremo alle 20:30, però nelle zone pastorali. Vi sarà comunicata dai vostri parroci, che insieme ai vicari di zona hanno scelto i luoghi, scegliamo insieme in questa settimana i luoghi in cui ritrovarci insieme. Per questo primo appuntamento ci vedremo quindi suddivisi nelle zone pastorali per presentare il tema della formazione. L'unico testo su cui lavoreremo è il Vangelo secondo Paolo, cioè la lettera ai Romani.
Quindi sia nella parola pregata e predicata che nella parola pensata e praticabile faremo questo lavoro attorno alle lettere romane, il Vangelo secondo Paolo appunto. E ci accompagneranno appunto l'arcivescovo per la lezione divina, i nostri amici biblisti che hanno dato disponibilità in questo anno, però sarà importante la partecipazione di tutti e di tutte. Nel numero 56 e 57 dell'Instrumentum Laboris, quelli successivi a quelli che abbiamo letto in gruppo, si parla proprio di questa formazione integrale, ci riguarda tutto, tutto l'umano, e questa formazione che sia collettiva, ossia che riguardi tutti, preti, laici, religiosi, religiose, senza distinzioni, perché ci si arricchisce anche formandosi insieme. E questo è un invito in particolare a noi presbiteri che di solito, avendo come dire il complesso della perfezione, perché abbiamo studiato teologia, e di solito capite oggi questo problema, cerchiamo di non partecipare, siamo partecipi di questo appuntamento, che è veramente importante per il nostro percorso. Riceverete tutte le indicazioni per il percorso diocesano e per quella che riguarda il mercoledì della parola sull'indirizzo email con cui siete stati contattati. Chi non ha ancora dato il proprio indirizzo email può farlo uscendo da questa sala dopo la preghiera sul foglietto che è lì all'angolo del tavolo, può indicare il proprio recapito personale, telefonico e email. Da parte dell'ufficio per la pastorale le comunicazioni avverranno sempre e soltanto per email. Non utilizzo WhatsApp, Telegram e compagnia bella, per quello ci sono i miei colleghi più bravi, più social di me e quindi insomma se ne occupano loro per quello che io non faccio, ma il motivo di utilizzare l'email è che è lo strumento più semplice, quello con cui si possono mandare gli allegati, quello che non mette ansia di oddio mi ha risposto, l'ha visto, non l'ha visto, ci sta, non ci sta, non lo riceve, e quindi lavoriamo su questa cosa che è anche quella, come dire, anche lo strumento per, a mio avviso, che può in qualche modo avere ancora lunga vita. Io mi taccio qui, mi taccio appunto perché si accorcia la predica quando la messa è più lunga e do spazio naturalmente a Don Emidio per una conclusione e soprattutto per concludere quella preghiera insieme. Grazie a tutti e a tutte. Naturalmente solo per dirvi grazie della vostra presenza, anche della vostra pazienza ad arrivare fino alle 13. Abbiamo seminato dei germi, abbiamo messo in evidenza delle cose, hanno bisogno tutte quante di essere curate, coltivate e fatte crescere. Anche ciò che ha semplicemente accennato Don Alessio è davvero fondamentale perché le parrocchie possano crescere, perché possano crescere come comunità e perché in esse tutta la comunità possa sentirsi responsabile di quello che accade. Davvero aiutandoci possiamo fare una bella operazione, diciamo così, di crescita integrale, umana, spirituale, pastorale e anche intellettuale. Ringraziandovi ancora, per chi può, domani è la festa della Madonna del Ponte, nel giorno della Natività di Maria, ma è la festa di tutta quanta la città di Lanciano e di tutta la diocesi, di cui insieme con San Tommaso la Madonna è patrona, alle ore 11.30 di domani mattina ci sarà la solenne celebrazione in cattedrale e alle ore 18 Don Angelo, il vicario, presiederà la benedizione dei bambini. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto sei tu, Dio, creatore e padre dell'universo. Tu hai fatto belle tutte le cose, segno e impronta della tua bontà. Benedetto il Signore, ora e sempre. Hai soffiato sulle acque il tuo alito di vita e hai fatto dei venti i tuoi messaggeri. Hai plasmato la terra in forme deserta con i colori dei fiori e con i frutti degli alberi. L'hai resa casa per le tue creature terrestri e alate. Hai fatto del mare uno scrigno abbondante di vita e biodiversità, specchio di identità e ponte di dialogo e accoglienza fra le sponde della terra. Benedetto il Signore, ora e sempre. Tutto hai affidato all'uomo e alla donna, tue amate creature, perché attraverso il lavoro custodissero l'immensa opera della creazione. Quando noi dimentichiamo questa vocazione, sfiguriamo la natura e le infliggiamo ferite che si ritorcono contro l'umanità. Benedetto il Signore, ora e sempre.
torni, o Padre, il tuo spirito a ridare giovinezza e vitalità al volto di questa terra solcato da stanchezza e al nostro cuore indurito dal peccato. La tua Chiesa, avvolta dallo spirito di Pentecoste, sappia accogliere il grido della terra e dei poveri, affinché, unita alla passione di Cristo, riceva dal risorto la gioia generativa della vita nuova e si offre promotrice di giustizia e di pace per tutti. Benedetto il Signore, ora e sempre. Nella cesta della nostra fragilità, insieme ai frutti della terra e del nostro lavoro, tuo dono e segno della tua generosità che mai viene meno, deponiamo il nostro impegno a riconoscerci tutti fratelli e sorelle, affinché si manifesti il nostro essere figli e figlie nel Figlio Gesù, in profonda comunione con te, o Padre, benedetto nei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Il Signore Gesù sia la vostra gioia e la vostra forza. Andiamo in pace.